Ciao ragazzi, qui Alessio che vi parla e vi do il benvenuto in questa nuova puntata. Oggi faccio un video unboxing come da un po' che non ne faccio, ovvero molto semplici, dove andiamo a vedere il contenuto di una scatola, ovvero di Terrorscape, un titolo che ho scoperto, diciamo, di recente, ma che mi ha attirato tantissimo. Vediamo subito che la scatola già ci pregusta situazioni terrificanti che dovremmo andare a vivere. Questa è la parte anteriore con scritta Terrorscape e questa zona sbrilluccicosa, anche la E mi sembra lucida, quindi scusate se si vedrà il riflesso, non è per volontà mia. Invece dalla parte opposta abbiamo qualche fotografia che indica come sarà composto il piano di gioco e tra l'altro vediamo subito la composizione della casa che è l'elemento diciamo più bello da vedere, quello che attira di più. Ovviamente abbiamo varie scritte per quanto riguarda il mood del gioco e l'immancabile specchietto del contenuto della scatola con ovviamente le indicazioni per numero di giocatori da 2 a 4 e la media partita che indica intorno ai 45 minuti, diciamo che sono più veritieri i 120 minuti. Ma non perdiamoci in troppe chiacchiere e andiamo subito a vedere cosa ci attende una volta aperta la scatola. Pure bella grande e altre pesante, infatti le dimensioni sono 29x29x15 di spessore e non so quanto di peso perché effettivamente pesa parecchio. Ma una volta aperta la scatola, quello che troviamo sono quattro manuali, ovvero abbiamo la guida di sopravvivenza. Qui, a parte una bellina scritta, diciamo, di qualcuno che non è riuscito a fuggire, questa è molto interessante perché diciamo è già ti dà ambientazione. Possiamo vedere che ogni pagina fa riferimento a un killer con le sue abilità, le sue statistiche, un po' però come verrà settato e la sua forza, e poi dà anche dei consigli per i sopravvissuti. Nel gioco base abbiamo tre killer di partenza, ovvero il macellaio, l'assassino e lo spettro. Però questo libricino è completo in quanto ci farà vedere anche i vari killer che troveremo nelle varie espansioni. Diciamo interessante perché così uno ci dà un'occhiata in anteprima per capire bene poi cosa andrà a prendere con le varie espansioni. Poi abbiamo tre manuali che sono il compendio del killer, il compendio del sopravvissuti e il regolamento. Allora, ognuno di questi è, diciamo, bello tosto, nel senso che ci sono tantissime cose da leggere, ci sono anche molti esempi che, diciamo, che un po' aiuta, anche perché quando c'è da imparare un gioco nuovo, gli esempi sono, diciamo, la salvezza. Il gioco non è complesso, ma è uno di quei classici in cui uno deve leggere tanto, ma poi alla fine quello che si andrà a fare è abbastanza ripetitivo, quindi non c'è da aver paura. Certo, è bello sostanzioso, ma più che altro perché all'interno del gioco c'è la casa e quindi questa casa dovrà essere costruita e noi abbiamo qua il manuale per costruire tutta l'intera casa. Ovviamente ci sono tutte le parti in cartone che verranno montate. Questa è una cosa, un pro e un contro, diciamo, perché ogni volta uno si dovrà mettere là un po' a montare la casa e poi smontarla, soprattutto perché è di cartone, però il gioco merita tantissimo e in più ci sono varie modalità che vengono inserite nella scatola base. Abbiamo tre varianti che ci mette anche l'uno contro gli altri, oppure che ci dà delle situazioni diverse dal modalità di gioco base. Interessante perché così allunga sempre la vita del titolo in questione. Poi ovviamente i vari compendio del killer e del sopravvissuti e il modo di giocare da parte di uno e da parte dell'altro. Quindi abbastanza completo come manuale, come regolamento, e anche chiaro in modo che si può capire perfettamente quello che deve fare se è un killer o un sopravvissuto. Ma andiamo avanti e vediamo questo bel malloppone. Guardate quanto è spesso qui, bello, bello grande. Ci sono tantissime cose in cartone. Ora andiamo a vedere un po' nel dettaglio. Mi armo di forbicine ed ecco qua con il cellophane tolto. Ovviamente ci sono tutte quelle parti in cartone che serviranno per comporre sia la casa, ma anche per dare, diciamo, le tessere dei sopravvissuti o dei killer, come in questo caso, per esempio, abbiamo l'assassino. Tantissime cose da defustellare perché ci sono i gettoni di rumore, le travi che fanno da impedimento, insomma, c'è un bel po' di cose da staccare. Il cartone è bello spesso, sono anche a doppia faccia, quindi abbiamo da una parte tutto quello che viene indicato, per esempio in questo caso del sopravvissuto, e dall'altra parte invece gli elementi principali che servono per giocarlo. Davvero molto belli, c'è tanta, tantissima roba, però una cosa bellissima di questo gioco è che una volta defustellato entra
tutto perfettamente all'interno delle plance di plastica che sono state messe all'interno della scatola, tranne ovviamente la casa, perché quella è, diciamo, una parte verrà continuamente montata e smontata. Però intanto, come potete vedere, qui ci sono anche i piani di gioco, eccoli qua, che identificano in questo caso il maniero, la casa. Quindi qua c'è un lato, ovviamente dall'altra parte quella del killer è identica ma speculare, e queste saranno proprio le plance dove i giocatori andranno a mettere le miniature e cercheranno da un lato di fuggire e dall'altra parte di acchiappare i sopravvissuti. Bellissima composizione, anche il maniero mi sembra abbastanza ben fatto, la grafica mi piace tantissimo. Ma andiamo avanti, non ci perdiamo solamente negli elementi di cartone perché abbiamo anche un bel po' di plastica. Vabbè, diciamo che i dadi sono dadi a 6 facce e poi abbiamo i sotto basetta per quanto riguarda le miniature. Dadi carini, mi piace perché hanno uno stile molto particolare. Non so, sono a 6 facce, però non tutte le facce sono usate. Ci sono solamente elementi numerici da 1 e 3 e poi ci sono delle facce vuote. Però molto belli anche come stile, bellissimo, ovviamente ci stanno a tema horror, quindi ci stanno perfettamente. Mentre poi abbiamo qua le miniature. Allora, andiamo a vedere intanto tutte queste belle miniature che sono anche conservate bene perché il sotto miniatura è fatto in cartone che tiene la forma dell'elemento di plastica. Allora, sembra una fesseria questa cosa, ma in realtà è un'accortezza non da poco, che spesso questi elementi in plastica si vanno a rompere e quindi si deformano tutti. Invece così mantiene perfettamente la forma. Genialata. Comunque, qua abbiamo le miniature, sono un bel po'. Praticamente sotto ci sono i killer in doppia copia, in quanto anche i sopravvissuti dovranno avere una loro miniatura per indicare dove hanno avvistato il killer, mentre dall'altra parte ovviamente il killer servirà per tenere traccia dei propri movimenti. Poi abbiamo qua le miniature dei sopravvissuti che ovviamente dovranno scappare. Bellissima questa qui dello spettro, veramente piace tantissimo. Ecco, il fatto che sono doppia miniatura per il killer, da un lato è bello perché così uno può avere più materiale a disposizione anche per fare diverse prove, dall'altra invece devo colorarla per due. Quindi insomma, carina questa cosa. Vabbè, a me non dispiacciono mai le miniature, anche sono fatte molto bene, non sono dettagliatissime, però non mi dispiacciono, diciamo che è stato fatto un buon lavoro. Mentre andiamo qui, allora questo che lo vedete vuoto sarà il luogo dove andremo a mettere una parte della casa che identificherà praticamente la Dice Tower. Questo perché una volta montata la Dice Tower praticamente verrà poi posizionata qui e quindi si potrà riporre. Si dovrà montare solamente, tra virgolette, il resto della casa, però la Dice Tower rimarrà sempre montata. Invece qui sotto abbiamo altri due scomparti di plastica dove potete tenere tutti i segnalini, i token, e saranno ovviamente a disposizione da una parte per quanto riguarda il killer e dall'altra parte per quanto riguarda i giocatori, quindi i sopravvissuti. Cosa bellissima perché una volta che uno ha finito di giocare, gli rimette di nuovo la copertura sopra, la rinfila nella scatola e ha finito il desetup. Bellissimo, quindi mi piacciono tantissimo queste soluzioni per abbreviare anche i tempi di setup e di resetup all'interno delle scatole. Poi, come potete vedere, ci sono anche due mazzi di carte che sono specifici per il killer e ovviamente per i sopravvissuti, e poi qua ci sono le varie carte un po' più piccole per quanto riguarda gli oggetti. Un lavoro ben fatto per quanto mi riguarda, anche le carte sono fatte bene perché le ho viste sono telate, c'è una cura anche per le carte. E poi per quanto riguarda i materiali, sono materiali che mi sembrano ben ricercati, quindi ho anche visto per quanto riguarda i dettagli di alcune miniature, soprattutto quelle dei killer, che sono davvero molto ben fatte. Devo ritenermi assolutamente soddisfatto, almeno per questa prima occhiata che sto dando di Terrorscape. Ovviamente io proverò a anche
fargli vedere un gameplay per quanto riguarda questo bel gioco, perché è un gioco che mi incuriosisce tantissimo, mi richiama tantissimo un gioco che a me piace, ovvero Dead by Daylight. Quindi mi è sembrata la versione gioco da tavola di questo grandissimo videogame. Con queste mie ultime parole è davvero tutto. Io intanto vi ringrazio per la visione di questa puntata, vi invito sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanella. Poi se il video vi è piaciuto mi raccomando un like, che a me fa sempre tanto piacere. Vi ringrazio ancora per la visione e alla prossima. Ciao ragazzi!